Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la mini bag che avete già intravisto nelle slide. Oggi mi voglio dedicare a un progetto un po' particolare. Questo perché realizzeremo questa borsettina su una rete preformata, ma non andremo a ricamare, bensì lavoreremo un pannello all'uncinetto e poi lo andremo ad incorporare alla lavorazione. Tra poco vi spiegherò il perché. Prima di andare ad elencare l'occorrente e di passare al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei tutorial ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre, come sempre, a seguirmi su Instagram, vi lascio il link in descrizione ed anche nel primo commento qualora non lo doveste trovare in descrizione. Passiamo all'occorrente. Per realizzare questo progetto io utilizzerò una rete preformata canvas, questa è per intenderci la più piccola sagomata della Tessiland, misura 19x36. Uno scampolo di stoffa qualora decidiate di andare a foderare la borsa, un hardware argentato, quindi una tracollina classica da pochette, una chiusura a pulsante e dei ponticelli piccini. Il filato di lavorazione è un tie lurex, un cordino molto carino, nero, con dei mini inserti in lurex argentato che gli conferiscono proprio questa importanza, questa particolarità. Lo lavorerò con un uncinetto numero 3,5. Serviranno ovviamente ago e filo, forbici, ago da lana. Qualora ci fosse qualcuna di voi che non si sente ancora pronta per andare ad affrontare il magico mondo delle reti e delle fodere, basterà semplicemente omettere questi due passaggi, limitarsi a realizzare un pannello e andarlo poi a cucire come vi mostrerò nel tutorial. Passiamo quindi al procedimento. Realizzerò questo progetto interamente a mezza maglia alta. Questo perché mi sono data una sorta di regoletta, ovvero quando vado ad utilizzare un filato un po' particolare, come appunto può essere questo cosparso interamente di lurex, tendo ad abbinarlo ad un punto semplice perché il protagonista appunto resti il filato. Quando invece al contrario decido di utilizzare un filato piuttosto semplice, lo abbino ad un punto un pochino più elaborato, perché in quel caso il protagonista del progetto sarà appunto la lavorazione, quindi il tipo di punto scelto. Ho anticipato che lavoreremo sul pannello, quindi per il momento lasciamo stare i laterali e occupiamoci del corpo principale. La mia rete misura 19x36 cm, vado quindi a realizzare un pannello rettangolare di queste dimensioni. Inizio con il realizzare un cappietto iniziale ed una catenella che sia lunga 19 cm. Per raggiungere 19 cm ho realizzato 33 catenelle, tendendo leggermente il lavoro, infatti vedete che vado ad abbracciare completamente la larghezza della rete. A queste catenelle ne aggiungo 2, filo sull'uncinetto, salto 3 catenelle dallo stesso, rientro nella terza a partire dall'uncinetto, 1, 2 e 3 con il filo. Entro, porto fuori il filo, ho 3 asoline e le chiudo riprendendo il filo tutte e 3 insieme. Filo sull'uncinetto, catenella successiva, entro, ripesco il filo, ho 3 asoline e le chiudo tutte e 3 insieme. Questa è la mezza maglia alta che andrà ripetuta fino alla fine della riga, catenella su catenella. Giunti alla fine della prima riga, abbiamo due opzioni per alzarci. La prima consiste nell'effettuare 2 catenelle, voltare il lavoro e proseguire a mezza maglia alta punto su punto. La seconda opzione, che è quella che utilizzerò io perché mi trovo molto più comoda,
consiste nel voltare il lavoro senza eseguire catenelle. Chi mi segue l'ha già vista questa tecnica. Voltare il lavoro senza eseguire catenelle, entrare nel primo punto disponibile ed eseguire un punto basso. Da questo punto vado ad inserire l'uncinetto nella seconda asolina, quindi nell'asolina più esterna all'uncinetto, riprendo il filo dal gomitolo ed eseguo un ulteriore punto basso sopra il precedente. In questo modo ho alzato il lavoro e ho riempito anche il piccolissimo spazio che si crea sempre tra le catenelle e la prima maglia lavorata. Consiglio di andare a marcare immediatamente il punto appena eseguito. Da qui proseguiamo mezza maglia alta, punto su punto, per tutta la nostra riga. Eseguito anche l'ultimo punto, andiamo a rialzarci di nuovo, cominciando la terza riga. Anche qui o due catenelle voltiamo il lavoro, oppure facciamo un punto basso ed un punto basso prendendo la solina più esterna dall'uncinetto. Proseguiamo con una mezza maglia alta in ogni punto che ci troviamo sottostante. Possiamo anche marcarci il primo punto che eseguiamo ogni volta. Questo per evitare di perderci il segno qualora non dovessimo restare del tutto concentrate sul numero di punti. Quindi sappiamo adesso, ad esempio, che dobbiamo finire con l'ultima mezza maglia alta dove abbiamo il marker. Ci alziamo, rimarchiamo in modo da non perdere mai il segno. La lavorazione resta invariata, quindi una mezza maglia alta in ogni punto che ci troviamo disponibile. Andiamo ad alzarci dalla base della nostra rete fino alla fine, quindi per 36 centimetri nel mio caso. Ovviamente possiamo variare la misura della nostra rete, del nostro rettangolo, in quel caso andiamo semplicemente ad adattare il numero di catenelle, che potrà essere inferiore o superiore, e ovviamente il numero di righe di lavorazione. Qualora non fosse chiaro qualche passaggio della mezza maglia alta, mettete un pochino indietro il video e vedrete che sicuramente lo capirete un pochino meglio. Ed eccomi con il pannello principale terminato. Vedete, ho lasciato qualche millimetro di esubero perché poi tanto andremo ad incorporare la lavorazione alla rete con un giro di maglie basse perimetrale, quindi non avremmo il problema della vista della rete. Ora andiamo ad occuparci dei laterali. Io ho già realizzato il primo laterale, come vedete. Vi faccio vedere come mi sono comportata per strutturarlo. Prendo il cordino, tolgo quello che non mi serve, eccomi qua, vado a realizzare un cappietto iniziale e 7 catenelle. Ovviamente, in base alla rete che voi avete, dovete andare a realizzare una catenella come è stato per il pannello principale. Una catenella lunga quanto il laterale che dovete andare a rivestire. Nel mio caso 7 catenelle sono perfette, ne vado ad aggiungere altre 2, filo sull'uncinetto, rientro nella terza dall'uncinetto e mi vado a realizzare una riga di ritorno a mezza maglia alta, esattamente come ho lavorato tutto quanto il pannello principale. Non vado a cambiare il punto. Una volta completata la mia prima riga, 2 catenelle volto il lavoro, oppure volto il lavoro, realizzo una maglia bassa nel primo punto utile e poi con l'uncinetto inserito nell'asolina più esterna dallo stesso realizzo un secondo punto basso, esattamente come ho fatto nella lavorazione del pannello principale, e proseguo a righe di mezze maglie alte fino a completare la lunghezza del mio laterale. Vedete, ora sono qui, devo arrivare a completarlo. Eccomi con il picco laterale completato. Ora lo vado a cucire al corpo borsa e lo vado a cucire con l'uncinetto.
come mi comporto. Intanto lo metto sul rovescio come tutto il mio pannello, quindi questo è il rovescio. Vedete infatti che la cucitura rimane poi verso l'interno e rimane invisibile. Vado a prendermi il rovescio del mio lavoro e, senza andare a misurare più di tanto, calzo semplicemente la lavorazione alla rete. Vedete? In questo modo già so che devo andare a completare questo pezzettino e quindi, senza prendere misure, riesco a individuare il punto esatto dove andare a collocare il mio laterale. Se volete essere super precise, prendete le vostre misure e mettete i marker, ma anche in questo modo vi assicuro che non avrete alcun problema, è anche molto più dinamico come procedimento. Vado a prendere il primo punto utile, vediamo se, eccomi qua, il primo punto utile, mi inserisco con l'uncinetto, lo riprendo, ripasso il filo, mi ancoro con una catenella. Punto successivo, prendo tutto il punto delle mie mezze maglie alte, prendo una porzione di cordino del pannello principale e realizzo un punto bassissimo e una catenella. Punto successivo, prendo tutto il punto di qua sul pannello principale, prendo una porzione di cordino, maglia bassissima e catenella. Proseguo fino a completare la mia cucitura. Ho completato la mia cucitura. Adesso volto il lavoro verso il dritto, ovvero il dritto del lavoro verso di me, il rovescio contro la rete, perché vado a fare il mio giro perimetrale incorporando la rete alla lavorazione. Come procedo? Vediamo se riesco ad ingrandire un po'. Eccomi qui, sono sull'angolino, mi trovo in questo punto, realizzo una catenella, vado nel punto successivo, quindi prendo una porzione di cordino e vado ad inserirmi nel primo quadretto che andrà poi a comporre la parte inferiore della mia pochette e realizzo un punto basso. Mi sposto nel punto successivo, eccolo qui. Prendo il quadretto successivo e realizzo un secondo punto basso. Ancora, porzione di cordino, quadretto successivo, incorporo lavorazione e rete, punto basso. Realizzo questa operazione per tutto il perimetro della mia pochette. Vi mostro un istante come mi comporto all'angolo. Vedete, ho preso il quadrettino che fa angolo e realizzo semplicemente un aumento. Dopo il primo punto basso rientro esattamente da dove sono uscita, quindi riprendo lo stesso punto sia del cordino che della lavorazione ed eseguo un secondo punto basso. Dopodiché non mi resta che voltare la lavorazione e proseguire punto su punto esattamente come ho fatto finora. E questo tipo di operazione la andiamo ad eseguire in ogni angolo, naturalmente, della nostra lavorazione. Come ormai vi ho abituati, mi sono portata avanti. Infatti ho concluso la mia cucitura incorporando di fatto la lavorazione alla rete. Guardate che bel lavoro! E sono andata ad applicare la chiusura ed i ponticelli. Come mi sono comportata? Facendo intanto una prova molto molto semplice, avendo una pochette preformata, avendo una rete preformata, sarà molto semplice andare a far combaciare con le mani i laterali, prendere la misura e vedere dove va a finire, vedete,
più o meno naturalmente, dove va a finire la patella. Una volta stabilito in questo modo dove va a finire la patella, andiamo a posizionare la parte inferiore della chiusura. Posizioniamo la parte inferiore, la andiamo a sistemare, a fissare in questo modo, dopodiché andiamo semplicemente a incorporare la parte superiore fissandola con le viti. Per andare a trovare il centro della pochette, sia per quanto riguarda la parte inferiore che per quanto riguarda invece la parte superiore, basterà semplicemente andare a misurare la lunghezza, togliere la lunghezza della chiusura e dividere il risultato per 2. Il numero che otterremo sarà il numero corrispondente alla distanza tra l'estremo margine e l'inizio della chiusura. Vedrete poi, una volta apposta la chiusura, che in entrambi i casi avrete la stessa identica misura. Per i ponticelli stesso discorso. È un pochino più semplice, io ho semplicemente contato i quadretti, perché i quadretti che compongono il laterale sono 7 in ogni laterale, e quindi io mi sono avvicinata maggiormente alla parte anteriore della pochette. Vi faccio vedere, eccoci, questa è la parte anteriore della pochette. Mi sono avvicinata maggiormente, quindi ho lasciato 2 quadretti e nel terzo ho messo il mio ponticello. Lo stesso fatto di qua specularmente, quindi 2 quadretti e nel terzo ho messo il ponticello, in modo da avere una simmetria anche quando poi andiamo a mettere la catena, in modo da non sbilanciare la nostra pochette. L'altezza l'ho scelta saltando 3 quadrettini, questo è a vostra discrezione. Se volete un ponticello un pochino più alto, andate a metterlo sul secondo quadretto, oppure se volete qualcosa di un pochino più basso, andate a scendere. Io ho scelto di posizionarmi sul terzo quadretto. Da questo momento in poi ci occupiamo della fodera. Tagliamo uno scampolo di stoffa. È un po' stortarello, lo vado a rifilare tra un pochino. Vi volevo far vedere solo come mi sono comportata. Quando tagliamo lo scampolo, ricordiamoci sempre di lasciare 1 centimetro di esubero perimetrale. Vedete? Ci sono delle eccedenze, quindi non ho tagliato perfettamente il perimetro della mia pochette. Ho invece lasciato 1 centimetro di esubero. Questo ci consentirà di andare a ripiegare su se stesso il tessuto per poterlo andare a cucire al corpo della borsa in maniera molto più rifinita. Come procediamo? Prendiamo ago e filo, eccolo qua, prendiamo ago e filo, andiamo a posizionare la pochette con il dritto verso il tavolo e il rovescio verso di noi. Noi dobbiamo guardare la rete. Dopodiché andiamo a posizionare la stoffa per il dritto questa volta, quindi avremo il dritto della stoffa verso di noi, in questo modo. Per agevolarmi utilizzerò delle pinze per fermare il tessuto. Ve lo faccio vedere meglio così. Vi consiglio di andare a ripiegare su se stesso il tessuto, vedete? In questo modo, e di andare a fermarlo ogni tot centimetri con una pinza per poter monitorare bene l'andamento della cucitura e non trovarci verso la fine del lavoro con una fodera cucita in maniera un po' storta. In questo modo andiamo a bloccarci tutto il perimetro per bene. E siamo pronte per cucire. Vi faccio vedere come al solito un paio di punti, poi potrete senz'altro proseguire da sole. Prendiamo ago e filo, iniziamo in un punto qualsiasi della nostra lavorazione. Io tolgo la pinza per essere più comoda. Ok, con il mio filo e l'ago entro in un punto del cordino prendendolo parallelamente, quindi non vado a bucare il cordino, ma lo vado a attraversare parallelamente. In questo modo, allo stesso modo, entro nella stoffa prendendo, vedete, solamente la parte verso la lavorazione. Non entro con l'ago nella parte verso di me.
Io utilizzo un filo bianco e vedete che vado a creare la mia cucitura senza che si veda assolutamente nulla. Questo è molto importante perché ci consente, oltre ad avere una rifinitura davvero eccezionale, anche di utilizzare qualunque colore di filato, di cotone nel mio caso, voi potrete avere in casa. Quindi non è più importante avere lo stesso tono di colori o comunque un colore compatibile tra la fodera e la lavorazione, perché in ogni caso non si vedrà assolutamente nulla. Quindi andiamo a foderarci tutta quanta la pochette e poi proseguiamo con l'assemblaggio finale. Andiamo con le mani ad inserirci nel primo punto utile, prendendo entrambe le asoline del punto dell'angolo, vedete dove mi trovo ora, e scavalcando le maglie andiamo ad eseguire la nostra cucitura parallela, vedete? Entro nella maglia, prendo la maglia del pannello anteriore, quindi la maglia che mi trovo in parallelo, e piano piano vado ad unirle. Vado avanti, punto successivo, asolina, prendo il punto parallelo ed eseguo la stessa operazione. In questo modo la cucitura resta davvero invisibile, come vedete. Eccoci qua, abbiamo preso entrambi i punti e andiamo a cucirci tutto quanto il nostro laterale. Eseguiremo questa cucitura sul davanti, la replicheremo naturalmente sul retro, in questo modo, e andremo ad eseguire la stessa operazione anche nell'altro laterale. Ovviamente, volendo, potete sia tagliare il filo di volta in volta che invece farlo passare attraverso la lavorazione per sbucare dove vi occorre andare ad effettuare la cucitura. Citi laterali, sono andata ad applicare la mia tracollina da pochette e guardate che meraviglia nel complesso questo accessorio. Davvero un passepartout immancabile nei nostri armadi, questa davvero la mettiamo con tutto. Le misure finali sono 19x15 e abbiamo 6 cm di spessore. Veramente un capo che non possiamo non avere. Guardate la particolarità di questo filato, come esce fuori. Se pensiamo di aver realizzato questo progetto interamente a mezza maglia alta, guardate quanto in realtà esce fuori particolare. La apriamo insieme, vediamo com'è l'interno. Molto pulito, lineare, minimal, perfetto per rendere protagonista a 360 gradi questo filato meraviglioso. Ne ho usati 120 grammi, quindi se ne acquistate una rocca ve ne avanzerà anche una sensibile quantità. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei tutorial ed anche lasciarmi un like. Vi invito inoltre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione. Con questa bellissima immagine io vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.